Ciao Top Driver e benvenuti in questo nuovo video clap. Quest'oggi scopriremo come eccellere illuminati dai fari artificiali del tracciato di Singapore. Iniziamo subito. A curva 1 si entra in quarta marcia tagliando sul cordolo interno, cambio di direzione e prepararsi subito per curva 2, importantissimo non arrivare larghi, seconda e subito gas, zero transizione, per cercare di uscire al meglio e lanciarsi verso curva 5. Si rilasciano subito i freni, quarta e subito gas per arrivare sul rettilineo della prima zona di RS. Termina così il primo settore ed inizia il secondo con la staccata di curva 7, quarta marcia, si taglia sul cordolo interno e short shift in quinta dando gas. Qui invece bisogna entrare pinzati in seconda marcia, pochissima transizione, subito gas. Qui è fondamentale allargarsi, togliere una marcia e poi riagganciare velocemente la vettura col gas. In questo tratto è fondamentale essere scorrevoli e cercare di effettuare le traiettorie in funzione dell'ultimo tornante per impostarlo al meglio e avere una buona uscita. Quindi porta una discreta velocità ma cerca poi di allargarti, entrare in seconda col freno pinzato e andare sul gas quanto prima per lanciarti sulla seconda zona di RS che pone fine al T2. Il T3 invece inizia con questa frenata da settima a terza velocità, anche qui pochissima transizione, andiamo subito sul gas, ora una serie di cambi di direzione in cui è importantissimo allargarsi, poi tagliare sul cordolo interno e tagliare anche poi nel cambio di direzione. Anche all'ingresso del tunnel taglia un po' sul cordolo interno e fai la stessa cosa in uscita. Ultimo cambio di direzione, anche qui due ruote oltre il cordolo interno, sia nella prima che nella seconda. E poi ci lanciamo verso l'ultima curva che si affronta in sesta, portando una grandissima velocità di ingresso per andare a completare il giro. Questo è il setup che abbiamo utilizzato per effettuare questo giro, lo puoi modellare a tuo piacimento scaricando il manuale gratuito Assetto Perfetto www.assettoperfetto.com, link in descrizione. Un saluto e nel dubbio tieni giù!